Namaste, io sono Ace the Brave e bentornati ad un altro episodio di The Banner Saga 3. Siamo al capitolo 20. Mamma mia, quanto è lunga questa storia, quanto è bella questa storia. Torniamo ad Arberrang, dove ci aspetta Alette. Questa Arberrang che è sempre sotto assedio. Ci stiamo muovendo molto poco con questo gruppo e invece con l'altro ci stiamo muovendo veramente tanto. Questa è una cosa molto particolare di questo titolo. A volte ti svegli più stanca di quando vai a dormire. Questa è una di quelle. Aleo è seduto accanto al tuo giaciglio. Aleo, stavi vegliando sul mio sonno? Oh no, sì, cioè Oddlife mi ha mandato a prenderti. Non ero sicuro se scuoterti per svegliarti o se lasciarti. Cosa sta succedendo? Niente di buono, Rugga è libero. Oh, signore, ancora. Sta creando problemi ai cancelli. Oddlife sta cercando di farli ragionare. Come ha fatto Rugga a liberarsi? Mentre eravamo impegnati a combattere un Sundr e salvare la città, i suoi uomini hanno fatto irruzione nella prigione e hanno ucciso anche alcune delle guardie di Petrus. Mi prendi in giro? Avrei voluto farlo. Detesto dirlo, ma dovremmo portare quanti più membri del clan possibile. Potrebbe essere un grave errore lasciargli indietro. Non pensi che sarebbe più al sicuro qui? Non credo che saremmo al sicuro senza di loro. Molto interessante questo sviluppo e a quanto pare Rugga è di nuovo un problema e noi non lo stiamo uccidendo, lo stiamo sempre sempre salvando. Non so se ho fatto bene o male. Andiamo al gate, abbiamo possibilità di fare rest, heroes, market, ma questa cosa non la vediamo. Andiamo pure al gate e vediamo che cosa succede di bello. Ok, questa volta ci muoviamo verso i cancelli, quindi stiamo andando avanti e indietro per la nostra strada. Uscendo dall'ombra fresca della tenda, il sole ti fa strizzare gli occhi e un odore ti ricorda delle piccole case coloniche a Skogir, vicino alle quali un tempo vivevi. Il campo è pieno di centauri, molti più di quanti credi di averne mai visti. Ubin è tra di loro, pastore di un gregge confuso, che se vi ricordate l'ultima volta è proprio venuto con noi. Con un personaggio giocante, che è una cosa molto particolare, che però mi ricordo era uno degli stretch goal ancora del primissimo Kickstarter e poi di quello di Banner Saga 3, che ne è stato fatto uno apposta. Sta conversando con Gunnulf, recuperando il tempo perduto. Ubin ti vede e ti saluta, facendo segno di unirti a loro. Questi centauri hanno perso molti dei loro leader in un colpo solo, dice riferendosi ai nuovi arrivi. Avranno anche aiutato a sconfiggere Ruin, ma non hanno tirato molte simpatie qui ad Arberrang. Mi dispiace affollare il tuo campo, ma che ne diresti di prenderli sotto la tua ala? Sei sicuro che sia quello che vogliono? Senza chiedere non possiamo saperlo, risponde Ubini. In momenti come questo credo che sia meglio avere troppi amici piuttosto che troppi pochi. Avvicina i centauri e offri loro la protezione del tuo clan. Ma sì, dai. Chiami la Mandria e Ubin traduce con la sua voce profonda e carismatica. Sembrano dubbiosi, ma alcuni fanno domande. Quando avete finito, molti si sono allontanati, ma con alcuni hai stretto un'approssimativa alleanza. Quindi altri 23 combattenti entrano nelle nostre fila. Quindi interessante, abbiamo ancora dei centauri con noi. Che tipo di problema si è creato da renderci necessario tutto il clan? Il tipo che diventa una folla inferocita. Oltre 2000 persone siamo. Un tipo di folla che meno amo. Vediamo cosa succede di bello, perché sono proprio curioso di capire quali saranno i prossimi combattimenti e cosa succederà in questo capitolo 20. Perché ci avviamo pian pianino alla conclusione, mi sa, perché dall'altra parte stanno andando molto veloci. Intravedi tra i buchi nei muri scheggiati il distruttore indolentemente appostato dall'altra parte. Lavoratori dall'area intorpidita fanno del loro meglio per rattoppare le crepe. Il capomastro ti nota in testa alla carovana. Hai dei guerrieri dalle braccia forti? Per gli dei se ne abbiamo bisogno e daremmo loro anche da mangiare. Dai a loro un numero simbolico di combattimenti volontari per aiutare. Ti scusi dei clan, li ignori, oppure dai loro abbastanza guerrieri per finire il lavoro in fretta. Qualche dozzina. Sì, usiamo questo, dai. Il capomastro si aggira per la carovana, torchiando chiunque sia abbastanza in forze da trasportare legname. Non tutti lo seguono con entusiasmo. Stanchi come sono dopo l'assalto dei Sundr,
ma la causa è giusta, quindi 20 combattenti in meno perché li stiamo dando via per fare il loro lavoro, cercare di rattoppare la città al meglio possibile. Direi che seguiremo un po' questa linea, cioè cercare di accumulare tanta gente e poi mandarla via se l'occasione serve, ecco. Tanto vedete qua il nostro gruppo bello folto di Varl davanti, con anche Ubin adesso che è qui. Strana questa cosa che i giorni passano in maniera diversa. I sopravvissuti che occupano il terreno lungo i sentieri sono talmente tanti che cominciano a sembrare un tutt'uno. Una ragazzina supera la sua timidezza e arriva ai tuoi piedi elemosinando cibo. Altri la imitano. Anche solo prima di guardare, sai già che non c'è è rimasto niente. Infatti non ho niente di cibo in questo momento. Ignori i mendicanti? Ignoriamoli, sì. A questo punto, qualunque cosa tu faccia, ci saranno problemi. Meglio non pensarci, il resto della carovana è silenziosamente d'accordo. Sì, perché non ho provviste in questo momento. Abbiamo talmente tanta gente che stiamo finendo tutte le provviste possibili. Ah, guardate che distruzione qua. Tra l'altro, vediamo il cielo che è sempre viola. Il sole non c'è da un po', il sole è fermo nel cielo da un po', in realtà è sempre giorno, ma in questo caso abbiamo neve e l'oscurità che si sta avvicinando parecchio. Ammazza distruttori, grida una donna mentre ti avvicini. Quella che inizialmente suona come una folla inferocita si rivela essere il contrario. Sopravvissuti si avvicinano grati, facendoci domande a cui non sai rispondere. E se i distruttori attaccassero di nuovo e l'oscurità? Cosa facciamo adesso? Abbiate speranza, so per certo che i Valka sono vivi e stanno cercando di risolvere tutto. Molti di questi sopravvissuti non hanno più uno standard da reclamare, ma entusiasti ti promettono lealtà e ti seguono verso i cancelli. Dopo il tuo discorso non osi mandarli via. Quindi 112 membri del clan, ancora altra gente che entra nelle nostre fila. Vedremo cosa succede. Anche perché stiamo andando a cercare sto cacchio di Rugga. Almeno sembrano fare qualche progresso sulle mura. Si spera. Almeno l'abbiamo distrutto. È bello quando non dobbiamo essere responsabili di ogni cosa. Dopo aver sistemato quel Sundar. Si sono infine aggregati non appena hanno capito che non andrete da nessuna parte. Abbiamo dato una mano a loro e loro ci stanno dando una mano in contraccambio, insomma. Ok. I had that feeling again. The one where I want to look to my father for guidance, but he isn't there. Despite everything else going on, it's still mankind that worries me the most. Che frase che hai detto, Let. E siamo arrivati alla fine. Una folla crescente si accalca nei cancelli. È facile distinguere i semplici curiosi dalle facce dure e cupe dei lealisti di Rugga, ma ci sono molti colori accorsi qui. Ci sono anche i Varl nelle vicinanze, visibilmente a disagio. Quando ti fai avanti, il mormorio irritato della folla diventa un sussurro simile a quello che fanno i ratti quando si rintanano nei buchi. Rugga, come sempre, sfoda il sorriso soddisfatto di chi ha strangolato la propria umiltà in ambizioni senza fondo molto tempo prima. Rugga, non fare il deficiente, Rugga. Ah, la nostra salvatrice si è unita a noi. Magari adesso sentiremo qualcosa di sensato. Una voce piacevole. Sarà un bel cambiamento dopo il latrare di questa cagna. Ehi, attento, eh. Lo preferiresti ai miei morsi? Ecco perché ai cani feroci serve la museruola. Non lo trovi ironico, detto proprio da te, Rugga? Non so cosa intendi. Come sempre, io voglio solo proteggere la nostra gente, ma Odleif sente solo quello che le fa comodo. Tu vuoi solo condannare. Cominciate con i distruttori, ma quanto ci vorrà prima che li convinciate che siamo noi il prossimo nemico? Cosa intendi dire con cominciate con i distruttori? Avrebbe gettato delle ortiche tutti i nostri sacrifici, lasciandoli attraversare i cancelli. Proprio come i Varl qui, come i centauri. Molti tra quelli là fuori sono donne e bambini, lo sapevamo. Abbiamo perfino accolto un bambino distruttore dopo che sua madre è stata uccisa. È stato tra voi per tutto questo tempo. Il bambino distruttore che abbiamo... Questo qua me lo ricordo, l'avevamo preso in Banner Saga 1. Gli occhi di Rugga si spalancano a questa affermazione. Un mormorio di disaccordo si fa strada nella folla. Allora dimmi perché ho perduto dei buoni Varl combattendo contro i distruttori per centinaia di anni. Quando i nostri capi ci dicono di combattere, lo facciamo. I distruttori fanno lo stesso.
Bellower è morto, senza occhi e ruin non ci sono più. E il resto sta forse abbattendo i nostri cancelli, chiedendo vendetta? No, chiedono pietà. Sto solo suggerendo di non lasciarli soffrire nell'oscurità. Possiamo trovare un modo. Prima di morire il re ha detto che tutti devono vivere. E chi è Rugga per essere un disaccordo? Non è un re. Odelay fa ragione. Non c'è alcun re qui. Guarda alle facce attorno a te. Alcuni hanno perso figli, travolti dagli zoccoli sanguinosi dei distruttori. Vogliamo invitare i distruttori per un altro giro? Non credo sia rilevante in questo momento. Quando l'oscurità ci coprirà, saremo tutti morti allo stesso modo. Ma a parità di condizioni non verserò lacrime per i distruttori, adesso. Udite udite, del buon senso. E cosa ne pensa invece la nostra eroina eroica Mazza Sunder? Dici la tua, siamo in attesa della tua saggezza. Io ho paura che questo, visto che abbiamo tenuto in Rugga in vita, ci andrà contro. Non dovremmo prestare ascolto. Fai un appello, dai. Racconti dei tuoi viaggi, delle cose che hai visto, della scoperta che i distruttori stanno fuggendo dall'oscurità esattamente come voi. La folla diventa irrequieta man mano che la storia divaga. Incredibile, la morte bussa e tu la inviti dentro per pietà? Rugga si rivolge alla folla parlando ad alta voce. Amici, dovremmo spalancare le porte ai sanguinari distruttori e abbracciare i loro martelli e le loro pietre? Dovrei lasciare che questa donna isterica metta in pericolo le vostre famiglie e i vostri simili per degli schifosi scarti sanguinari? Ulla rabbiosa esplode in risposta. I volti di coloro che si stanno avvicinando si riempiono di ira. I fedeli di Rugga estraggono le armi. Ah! Vabbè, si combatte. Però secondo me avevo ragione io. Prepariamoci un attimo per la battaglia. Ok, siamo pronti per la battaglia. Ho deciso di portare Ubin perché voglio vedere un attimo di nuovo di utilizzarlo in questa contro, a quanto pare, i fedeli di Rugga. Sarà un altro scontro abbastanza tostino, ma non sembra più di tanto. Abbiamo comunque abbastanza varla dalla nostra, quindi non vedo grossissime. Tra l'altro nessuno di loro è a distanza, quindi mi sa che forse saremmo leggermente facilitati da questo punto di vista. Vediamo soprattutto come sono presi. Vai. Ce ne stiamo fermi come inizio? Sì, dai, come inizio stiamo un po' fermi, dai. Magari ci avviciniamo giusto qui. Fatevi avanti. Che vi bersaglio da qua direttamente. Ah, schivato pure. Allora, tu puoi venire qua. Mi fai trafiggere su di lui. Così lo spostiamo direttamente lontani. Ubin da qua non può fare granché, però ti metti qua in esterna. E vediamo di avvicinarci agli altri. Eric penso abbia buona vita contro questo, ma insomma in realtà no. Però può evocare l'orso. Che si prende una sciata nel sedere. No, però almeno puoi attaccare questo. Cominciare a fare un po' di danno. Tu hai già qualcuno a tiro? No, però puoi cominciare ad avvicinarti. Vai qua. E mi lanci una bella freccia su questo. Così questo si prende una marea di botte. Zero, ottimo. Ubin potresti venire. Anzi, vieni qua, Ubin. Akon, scusate. Facciamo così. Ottimo. Au. 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 Tutti sulla forza, cavolo. Tu hai la possibilità di uccidere questo. Puoi anche stare un po' avanti. Direi che puoi. Da ferma, visto che puoi farlo, attacca questo. Che da ferma canaria è fantastica. Si muove tanto, ma da ferma è fantasticissima. Eric ha preso un bel po' di legnate. Tu hai possibilità di uccidere quello. Ubin ha possibilità di. Vai qua o vai qua, dai. Tu vai qua, spendi pure tutto in modo che puoi distruggere l'armatura a lui. E poi Ubin comincia a fare un po' di danno. Ciao Eric. Ubin, vieni qua.
Bam! Lui si sposta un pochino. Tu puoi dar fastidio a questo. Ottimo. Tu puoi... cominciare a eliminare questo. Akon ce l'ha davanti, quindi vai. Qua ci starebbe... vabbè, ottimo che abbiamo fatto doppia uccisione col discorso del trasferimento. Questo non fa addirittura niente. Dai, Canary, prendilo tu. Ludin probabilmente ha questa uccisione? No. Vieni qua, Ludin. Mi colpisci lui. Così. Così lo spostiamo. Ah, si è bloccato qua. Non avevo notato che si bloccava qua. Vabbè, uccidilo tu allora. Bam! Questo non può far niente. E potrebbe essere un'uccisione per te, dai. E l'ultimo lo possiamo dare a te. Qua l'uccisione la potrei dare... magari la diamo non a Akon, ma la diamo a qualcun altro. Tipo Canary. No. Tipo non Canary, tipo Ubin. Tipo Ludin. Vai. Quindi c'è il discorso del diagonale con lui, tra l'altro, con Ludin, che è molto interessante. Però comunque è combattimento super facile sto giro. Eric ferito, va bene, vuol dire che non lo utilizzeremo per un po'. Tanto ce l'abbiamo quasi sempre con noi, quindi... fico, 13 per noi e si va avanti. Un momento di tregua nel combattimento, ma non sembra essere finito. Anzi, è appena iniziato ed è questo che a preoccuparti di più. Non c'è bisogno di arrivare a questo, urli. Nessuno ti ascolta e sempre più uomini sfoderano le armi. Il vento aumenta, colpendo gli stendardi e facendoli sbattere sopra le vostre teste. Un vento sempre più forte abbatte gli uomini e destabilizza il tuo senso dell'equilibrio. Una tromba d'aria si avvicina, superando i cancelli. A cavalcarla c'è Zephyr, i suoi capelli platinati curiosamente indifferenti al vortice. A terra tra i combattenti, delicatamente, come una foglia che cade da un albero, a suo modo terrificante nella sua grazia. Basta con questa follia, grida. Zephyr, un po' che non ti vedevamo. Che succede? Abbassa le armi. Anche il contegno imperturbabile di Rug sembra cedere in presenza della Valca. I traditori hanno minacciato di aprire i cancelli e lasciare campo libero ai distruttori. Abbiamo solo cercato di fermarli. Bugiardo, l'unica vera minaccia qui sei tu, Rug. Creature distorte risiedono nell'oscurità che sta avanzando, perverse e feroci. Questa è la vera minaccia in questo momento. Sarei arrivata prima, ma stavo cercando una soluzione per proteggere Harperrang, e forse ne ho trovata una. Si comportate tutti da persone civili per un attimo. Dove sono i riparatori del re? Mi servono tutti. Hanno fatto come gli pareva, da quando è morto Meinolf. È morto? Allora, come ultima valca sopravvissuta, prenderò io il comando qui. Mi aspetto che voi altri mettiate da parte le vostre differenze mentre raduno i riparatori. Ultima valca e... di là? Vuol dire che è morta quell'altra? Sì, tecnicamente sì. Mi aspetto... siamo stati attaccati senza motivo. Che cosa ci... e che cosa facciamo con i distruttori fuori dai cancelli? Sono certo che non abbia tempo per preoccuparsi di dispute tanto triviali. Zephyr si strofina la tempia, frustrata. Non c'è bisogno di farsi amici distruttori, devi solo far loro spazio tra le mura. Quando i distorti arriveranno saranno implacabili, non possiamo permetterci di dare loro più armi da poter usare contro di noi nei prossimi giorni. Zephyr se ne va, accompagnata da una raffica di vento che la solleva verso il torrione. Salta in grandi archi come una renna in corsa e scompare in fretta. Ruga sembra disorientato, ma solo per un momento. Devi sentirti la coscienza davvero pulita, ti invidio. Ma non tutti sono ragionevoli e facili da persuadere come me. Convincili. Alza di nuovo la voce sopra il mormorio preoccupato della folla. Esci da quei cancelli, impavida Let. Tranquillizzaci, i Valka credono di essere degni di fiducia? Cammina in mezzo ai distruttori. Abbassa la tua arma e mostra a tutti noi quanto sono innocui. No, perché non lo farò e non lo farò?
Maledizione. Non lo farò. Ruga sussulta per la sorpresa quando dai l'ordine, ma è veloce a nasconderlo. Hai scoperto il tuo bluff, il suo bluff, e adesso devi completare l'opera. Lentamente le grandi porte vengono aperte per te. Credo fosse un errore di traduzione, perché ho messo non lo farò, ma in realtà lo fa. Oddlife sussurra velocemente all'orecchio prima che entriate. Il bambino distruttore, verrò con te e porterò il bambino. Forse lo vedranno come un gesto di pace. È vero? Non sappiamo come reagiranno. Porterò io il bambino. Tu resta qui. Sei sicura? So cosa ha detto il Valka, ma io ho messo in pericolo qualcuno prima d'ora e mi è costato caro. Non farò di nuovo lo stesso errore. Audrey fannuisce. Il bambino distruttore ti viene portato velocemente. Stanno tutti aspettando la tua prossima mossa. La vedo molto dura e molto brutta. Quindi da sola in mezzo ai distruttori con il banner in mano. Guardate che bella sta scena. Fai un respiro profondo. Qualcuno ti mette in mano lo stendardo di Skogir. Pesa quanto il bambino che tieni sull'altro braccio. I distruttori stanno spalla a spalla oltre i cancelli. Il suono trillante ti ferma quando ti avvicini e i loro innumerevoli occhi gialli si girano verso di te come un campo di girasoli. Costringi le tue gambe a muoversi. I distruttori si dividono attorno a te. Ti senti soffocare, anche se non fanno che guardare. Completamente circondata, ti volti e vedi la gente dei clan affascinata a guardare col fiato sospeso dietro da dietro le mura. E i distruttori nelle vicinanze guardano con curiosità il bambino distruttore. L'aria è immobile, come se avesse essa stessa paura di respirare. Alzi lo stendardo. I distruttori ti seguono mentre rientri ad Arberang, ti seguono attraverso i cancelli, ti seguono nella corte. E poi un uomo grida, riesci a vedere chiaramente la sua faccia, ma non lo conosci. È un uomo qualunque, non sai esattamente cosa stia gridando, ma sembra «Ci farai ammazzare tutti, tira una lancia contro di te!» Altri estraggono le armi, alzano gli archi, tutti reagiscono nello stesso momento. Uno scudo nero all'improvviso devia una lancia che puntava nella tua direzione. Il guardapietre con lo scudo si rivolta a guardare te, poi il bambino distruttore e poi nella direzione del cortile delle porte di Arberang, dove è scoppiato il caos. Offerta di pace, fame più 5. Now the strength of your banner will determine how long you can hold out while Ivar and the Valka push on to their destination. Your choices up to this point. The number of clansmen, fighters, Varl and supplies remaining buy you days of survival. When your days run out, catastrophe will follow. Use this time wisely. Cambiato completamente il gioco adesso? Arberang è distrutta, aiaiaia. E adesso? Credo sia la parte finale del gioco questa a sto punto. 120 ore delle mura intatte. Le provviste risparmiate sono zero. I Varl vengono contati. Quindi questo è quanti giorni possiamo sopravvivere. 64 ore. I guerrieri diventano altre ore. Quindi più gente abbiamo meglio era. E i membri del clan, che conterà, sì esatto, contano più Varl, poi i guerrieri e poi i membri del clan, come peso di ciascuno. Bello perché si è distrutto l'HUD che abbiamo avuto fino adesso, la UI. Arberang risparmiata per 22 giorni. Ok, quindi abbiamo 22 giorni di tempo per finire il gioco, a quanto pare. Aiuto. Aiuto, aiuto. Quindi continuiamo, quindi adesso non dobbiamo più andare da nessuna parte, abbiamo un countdown ad arrivare a termine, 22 giorni, mi sembra anche un numero abbastanza alto, però saranno le ultime 3 settimane del mondo a quanto pare. Trovi Zephyr vicino al torrione, sta parlando ai riparatori che ha radunato, si volta mentre ti avvicini, il suo volto è severo. Capitano Petrus, cosa è successo? Avevo detto a tutti di fermare il massacro.
poi ci ha lasciati. Abbiamo cercato di spiegarci, ma quando siamo qui, ma da quando siamo qui, metà della gente ha cercato di uccidere l'altra metà. Sciocchi che per guardare gli alberi non notano la foresta. Ascolta attentamente, ho ideato uno scudo di luce che respingerà l'oscurità, ma il suo raggio d'azione è limitato. Unendo gli sforzi, i riparatori potrebbero riuscire a circondare tutta Arberrang. Vorrà dire posizionarli in maniera regolare sulle mura, e se ci sono pazzi per le strade che uccidono indiscriminatamente, mi assicurerò che ciò non accada. Per quanto tempo puoi mantenere questo incantesimo luminoso? Supponendo che il piano funzioni? Non so, forse se riposiamo a turni. Dipende dalle nostre scorte di cibo e dall'impedire ai distorti di massacrare i nostri riparatori. Mi è stato detto che hai respinto un Sundar. Non è cosa da poco, ma non sarà niente a confronto con quanto sta per arrivare. E gli altri Valka, Juno, Eivind, possono porre fine a tutto questo? Ci siamo incrociati, loro hanno continuato nell'oscurità. Se stanno andando dove penso e se ci arriveranno davvero, c'è speranza. Ma hai detto che sei l'ultimo di Valka? In realtà no, a quanto pare. Quindi 22 giorni, non abbiamo più provvisto, non abbiamo più niente. Quindi un gruppo di riparatori di Zephyr verso i cancelli, dove la porta è aspra, è più aspra. Quest'ana va resa sicura finché i riparatori possano creare un anello completo attorno ad Arberrang, così ti lanci nella mischia. Uomini contro distruttori, uomini contro uomini, la battaglia si avvolge attorno a te come un incendio, finché non ti inghiotte, incurante dei tuoi sforzi. Un pazzo a torso nudo ti carica urlando, ma viene schiantato al suolo dal pesante randello di pietra di un colosso poco distante. Il guardapietra ti fissa e qualcosa ti dice che potrebbe essere lo stesso che prima ti ha difeso dalla lancia. Uomini insanguinati vi circondano come avvoltoi, urlando striduli insulti. Traditori, non siete buoni neanche per i corvi. Il guardapietra annuisce come se avesse capito qualcosa. Sembra anche riconoscerti, quindi sembra essere lui. E questo distruttore è un po' diverso dagli altri. Allora, tiriamo via Eric, prepariamo e partiamo per un'altra missione. Ok, siamo pronti a partire. Ho portato dentro a Gunnulf questo giro, al posto di Eirik, ho rigirato un po' le cose. Canary è anche a livello 12, quindi può portare un oggetto che era molto molto particolare. A quanto pare abbiamo anche altra gente con noi. I riparatori non devono cadere. Ok, quindi dobbiamo proteggere loro. Questi riparatori qua che sono fermi e dobbiamo tenerli a bada contro tutta sta gente qua. C'è solo uno a distanza, quindi buono. In realtà forse anche qualcun altro. Tanto, come al solito, guardare anche gli sfondi, che sono sempre fantastici. Allora, Akon per primo. Direi che state abbastanza bene così anche. Magari Canary qua. E sì, andiamo così. Tu potresti già andare qua e fare un bel po' di disastro, quindi fallo pure. Ideale sarebbe stato andare lì, però va bene anche qua. Andiamo un po' in mezzo alla folla e facciamo un bel tempesta qua. Così ne eliminiamo due in un colpo solo. Canary, ti avvicini ma non troppo. Gunnulf può arrivare qua davanti. Ottimo. Colpo critico. Ludin, puoi venire qua, che così eliminiamo dalle scatole questo. Così Ubin può passare. Ottimo che vai lì, così Ubin può venirti addosso subito. Spacchiamogli l'armatura. E Alet dovrebbe avere a disposizione qualcosa qua. Alet, puoi toccare questo direttamente oppure attaccare questo. Andiamo qua. Andiamo qua. Spacchiamogli subito l'armatura. Ah, ecco, c'hai i colpi a distanza. Voi cosa potete fare? Ah, potete riparare. Potete attaccare e potete riparare. Potete anche muovervi, quindi in realtà tanta roba. Ripara l'armatura.
Quindi chi ha meno armatura tipo tu. No. Qualcosina ti diamo dei di armatura. Teniamoli comunque molto lontani. Ah, tocca a tutti, è vero? Quindi. Poi tocca a questo. Purtroppo però ci becchiamo un po' di danni anche noi, però per fortuna questo qua è messo abbastanza male di suo. Allora facciamo così. E poi ci pensi tu. Allora, tu puoi disintegrare questi due. Di cattiveria proprio disintegrati. Questo ha fatto tutto il giro per arrivare da Ubin. Canari. Puoi attaccare questo. Qua si sono messi tutti vicini praticamente. Gunnulf puoi venire da questo. Ottimo. Un altro colpo critico. Questo prova ad attaccare lì. Tu puoi venire qua e attaccare questo. 30%? Ancora troppa armatura. Tu puoi venire qua e spaccargli l'armatura. Tu sei ancora vivo. Alet fai un passo indietro e mi attacchi lui. Au. Adesso potete attaccare lui direttamente. Akon è troppo dietro, sì, è un'uccisione di canari questa. Quindi. È troppo indietro, ma ti muovi un sacco, quindi. Muori. Ottimo. Quindi i nostri riparatori sono tutti quanti belli svegli. Il banner qua si sta disintegrando. Man mano che andiamo avanti. Altri 13 di fama per noi. Portate quei riparatori sulle mura, urla Petros alle sue guardie. Tenete tutti gli altri alla larga. Le guardie scortano gli scossi riparatori in cima, dove si uniscono gli altri già in posizione, chiudendo la falla. Zephyr salta da terra con un colpo d'aria, sollevandosi per unirsi a loro. L'oscurità sfiora i muri crepati, muovendosi lentamente oltre i bordi. Forme perverse ridacchiano postate dall'altra parte, appena fuori dalla visuale. Riparatori, urla Zephyr. Adesso! Ci sei riuscita? Capitolo 21. Con un grande lutto, sia nostro che loro. E quindi ci vediamo al prossimo episodio. Namaste and be brave.